Bentornati amici di Obiettivo News, siamo a pochi giorni dall'inizio del 17° Rally Ronde del Canavese. Torniamo quindi a parlare di rally dopo la prima puntata dove sono stati i nostri ospiti Gianluca Tavelli e Nicola Cottellero. Cambiamo genere, nel senso che finalmente abbiamo nostri ospiti, due rappresentanti del sesso femminile di questa disciplina, Michela Bettassa, Ciao. benvenuta, e Valentina Imonino. Piacere di avervi qui. Piacere. Finalmente due donne in un mondo dove gli uomini la fanno da padrone, Esatto. non dovrebbe essere così. Da quanti anni è che vi siete avvicinate a questo sport? Dal 2021. Abbiamo iniziato a novembre, abbiamo deciso nel Canavese a febbraio, abbiamo detto ma se iniziassimo a correre. E poi una cosa tira l'altra e a novembre abbiamo iniziato. Quindi questo è il vostro quarto rally, il Esatto. secondo rally di casa. Cosa si prova ad essere, nell'elenco dei partenti siete tre equipaggi femminili su 90 equipaggi 90 partenti, quindi ancora poche, però diciamo Iniziamo a che esserci. iniziamo anche ad essere presenti. Cosa si prova ad essere in un ambiente totalmente al maschile? È un'emozione unica. Indescrivibile. Ti trovi lì in mezzo a tutti questi uomini che dicono, però magari ti senti anche a volte inferiore, però poi quando sali in macchina spegni, sconnetti il cervello E via. e Sì, esce proprio la non si passione. sente la differenza No, come poi è ci giusto sono che sia. tanti che comunque ci mettono anche a nostro agio, quindi. Sì, perché comunque siete poche in un ambiente appunto totalmente maschile. Quindi la vostra quarta partecipazione correte insieme Da sempre, da quando abbiamo da iniziato. quando avete iniziato. E chi è che ha avuto l'idea di Dai. iniziare? No, vabbè, mio papà mi ha sempre portato a vedere i rally fin da piccola e subito ho iniziato a correre con i motorini, mi ha comprato la moto, quindi due ruote e poi piano piano Quindi esatto, una nata passione fin cresciuta da piccola. da piccola. Esatto. I precedenti rally avete corso con il 600, la Esatto. 600 e invece questa volta? Col 106 Quindi si si cambia cambia. completamente, vediamo, speriamo. Sicuramente. Quindi tu sei il navigatore. Un ruolo che spesso, diciamo, non viene visto magari un po' meno rispetto a quello del pilota, ma un ruolo fondamentale. Cosa si prova a fare il navigatore? Ah, mi piace perché a me piace proprio farmi ascoltare dalle persone. Intanto non mi ascolta, ma la maggior parte delle volte mi ascolta. E no. E deve esserci complicità da entrambe le Fiducia, persone. sicuro, se Quindi no. fiducia se tu navigatore non hai fiducia nel pilota e tu pilota non hai fiducia nel navigatore, o cambi sporto o cambi uno dei due. Sì, Quindi. perché poi comunque essendo un equipaggio deve esserci quel feeling giusto Sì, che magari anche capirvi senza dire esatto. troppo. Basta guardarsi. A volte basta guardarci, magari ci basta guarda uno sguardo che dici abbiamo fatto una cavolata o abbiamo fatto bene. C'è qualcuno che vi aiuta durante le gare? Sì, noi abbiamo anche amici nel mondo del rally che ci hanno aiutato, sia magari a dare dritte su come Guidare. guidare e me su come navigare. E il rally di casa, cosa mi sapete dire di questo rally? Sempre teso. Sì, vabbè, ovviamente oltre alla questione emotiva, È perché un'emozione comunque. unica essere lì perché eri lì di casa, ci sei cresciuta su quelle strade, quindi è una soddisfazione essere Sì, poi per una strada chiusa, quindi totalmente a vostra lì. disposizione, si può dare sfogo Lei ogni tanto mi urla dietro, però ti riporta sulla retta via. ogni Si fa tanto anche quello, eh. quello. Mi sgrida. Certo. Voi che lavoro fate? Lavoro in un'impresa edile e faccio magazziniera.
Io lavoro in uno studio di consulenza del lavoro e faccio buste paga. Ecco, quindi due lavori totalmente diversi. Io più pratico. Io più pratico, lei più... E come... Ti braccia la mente. Ovviamente. E anche si rispecchia poi in, anche sì, sul... nel mondo dei rally. Vostre aspettative future, sperate di continuare? Speriamo, grazie anche agli sponsor che ci aiutano sempre. Vediamo cosa riusciamo a fare di quest'anno, magari ancora uno, chissà. Speriamo. E cosa vi sentite di dire qualcosa anche alle donne che magari vorrebbero, ma sono frenate dal fatto di sentirsi in competizione magari con gli uomini in un ambiente prettamente maschile, che poi è sia nelle quattro ruote che nelle due ruote. Nelle due ruote qualcosa sembra che si stia anche, sì, anche muovendo. Io sono sempre dell'idea che se tu hai un sogno, la competizione la devi mettere da parte e segui i tuoi sogni, che secondo me è quello che ci fanno vivere. Sì, quindi fregarsene, tra virgolette, un po' della... Che noi non riusciamo tanto, però sì. È sempre più facile a dirsi che a farsi. Sicuro. Ovviamente. E, cos'altro dirvi? Sono contenta di avervi avuto, di avervi qua, perché ci tenevo comunque che si conoscesse anche il fatto che ci sono tante donne che amano questo sport, già uno sport che non è, diciamo, un po' più di nicchia, al di là del rally, comunque i motori di per sé, sì, sono più maschili, ma anche proprio anche a livello dei media c'è sempre comunque altri sport che sono maggiormente, sì, i motori sono sempre un po' lasciati da parte, ed essendo comunque siamo una terra di motori, dobbiamo farsi valere. È giusto che comunque se ne parli. I vostri genitori, vabbè, tuo papà hai detto che era appassionato, quindi sarà, sì, sicuramente, sì, contento. Sì. No. No. Non era molto contento, però davanti a me non me l'ha mai fatto notare, ma so che lui era contento. Sì, poi vabbè, quando una figlia, esatto, un figlio fa uno sport molto pericoloso, so che lui è contento, ovviamente. A me non lo dice, però vabbè, i genitori. Invece i miei proprio totalmente l'opposto. Loro per il mondo dei motori non moto, sì, mio papà, ma più sul calcio, come tornavamo prima, però alla fine sono una mia passione. Certo. Lo si accetta e si inseguono i propri sogni. Vi ringrazio di essere state i nostri ospiti, in bocca al lupo. Grazie. Vi seguiremo da vicino, faremo il tifo per voi. E voi amici di Obiettivo News, continuate a seguirci su tutti i nostri canali social, sul nostro giornale. Ci rivediamo in una prossima puntata.